ci vogliono scuole diverse per intelligenze diverse. Ci sono delle bellissime scuole in Italia, ci sono dei bellissimi percorsi anche liceali, ma ci sono altrettanti percorsi molto interessanti, molto belle. Bene, Didacta 2024, edizione Puglia, siamo qui con il direttore generale Maurizio Adamo Chiappa degli istituti tecnici professionali, con un'aggiunta rilevante che è quella degli ITS Academy. Direttore, lei ha da poco concluso un interessante intervento qui in una delle sale principali della Fiera del Levante, qui a Bari. E ha parlato di scuole che in qualche modo si vanno a ritagliare un loro ruolo fondamentale anche ai fini della personalizzazione dell'apprendimento. Questa direzione, che è rinata dopo 10 anni, l'ultima direttrice generale, la dottoressa Nardiello, è a mio avviso un elemento importante per le sfide che la scuola italiana deve rispondere, perché è la creazione del sistema VET italiano. Perché, come dicevo prima, riguardano i percorsi professionali e tecnici, e soprattutto ci sono questi percorsi di terziario non universitario che sono rappresentate dall'ITS Academy. Direttore, gli istituti tecnologici superiori sono una delle scommesse di questa gestione ministeriale, in particolare del ministro Giuseppe Valditara. Possiamo fare un po' il punto della situazione ad oggi e cosa si prospetta per il futuro? È una scommessa vinta, perché il percorso PNRR prevedevano il raddoppio degli iscritti, quindi siamo partiti 3 anni fa con circa 20.000 iscritti e siamo già arrivati a 47.000 iscritti, ma ovviamente non vogliamo e non possiamo fermarci, perché i percorsi PNRR, o meglio il PNRR ha dato un finanziamento di 1,5 miliardi per tutti i percorsi ITS che sono partiti in tutte le regioni. C'è un importante impegno da parte di tutte le regioni per far partire i percorsi ITS, tanto per darne un numero, solo nella regione Lombardia verranno attivati nel prossimo anno, cioè nel 24-25, più di 200 corsi, e si sta lavorando per fare in modo che quando finiranno i finanziamenti PNRR ci siano dei finanziamenti stabili da parte dello Stato. Tanto per fare un paragone, i percorsi universitari sono finanziati per 8 miliardi, mentre i percorsi PNRR sono finanziati per 48 milioni di euro. Altra cosa molto importante sono gli ITS all'estero. Ci sono già è già partito un ITS in Etiopia a breve, a fine novembre, avremo un evento in Egitto, perché il modello ITS è un modello che interessa molto al governo egiziano, per avere delle persone qualificate per poi inserirle nel nostro mondo del lavoro. Ricordiamo tutti che siamo all'inizio di quello che viene chiamato il cosiddetto inverno demografico, fra qualche anno mancheranno milioni di persone in certe posizioni lavorative, e abbiamo la necessità di avere persone con elevata qualificazione tecnologica sulla parte della transizione digitale, sulla parte della sostenibilità e sulla parte dell'innovazione, che sono necessari perché noi si mantenga il nostro posto come una delle nazioni che ha, dal punto di vista della capacità produttiva, un'importanza mondiale.